Ciao, voglio leggervi un estratto di un racconto che ho scritto e che è contenuto in una raccolta che si intitola Persino Favole, un libro il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. La mia storia si intitola Nuvolotta e narra di una nuvola, appunto, grigia e pesante che un giorno nasce su un monte. È contenta della sua vita fin quando non arriva su un monte vicino una famiglia di nuvole. Piccole, bianche, fredde e molto chiassose, chiamate nuvoline. Queste insultano Nuvolotta in quanto, siccome riescono ad arrivare in alto, dicono che lei, essendo grigia e pesante, non ci riuscirà mai e quindi Nuvolotta è molto triste. Pian piano il morale di Nuvolotta calò a terra. Non aveva neanche più la forza di arrabbiarsi con loro, anzi cominciava a convincersi che le nuvoline avessero ragione. Era una goffa e grigia nuvola pesante che non riusciva a volare in alto. Ci aveva provato più volte ad elevarsi lontano da sguardi indiscreti, ma tutti i tentativi erano falliti. Così, ogni volta che le nuvoline comparivano nel cielo, Nuvolotta si nascondeva dietro la cima del monte per non essere derisa. Questo comportamento anomalo fece insospettire i suoi genitori, che dopo averla osservata per alcuni giorni e vedendola triste, le chiesero il motivo di quell'improvviso cambiamento di umore. Figlia mia, che ti succede? Perché non sei più allegra come una volta? Chiese la madre. Mamma, sono nata così, grigia e pesante, mentre le nostre vicine nuvoline sono leggere e candide come la neve. Come vorrei essere uguale a loro? Ma questo non sarà mai possibile. Sono condannata a rimanere qui per tutta la vita. Mi sento così inutile e sola. A sentirla parlare in quel modo, i genitori si rattristarono. Nuvolotta, le rispose il padre, non dirlo neanche per scherzo. Ognuno di noi è speciale. Sei ancora piccolina, ma crescerai. Abbi la pazienza di aspettare. Arriverà il vento favorevole e allora sarai sorpresa del cambiamento che vedrai avvenire in te. Credimi. Non sei nata per nasconderti. Ma papà, le nuvoline mi insultano e si prendono gioco di me tutte le volte e io non ce la faccio a non sentirmi inferiore. Sono tanto triste, disse energicamente Nuvolotta. Lo so, ti capisco, mia cara. Non è facile rimanere sereni in situazioni del genere. Ma non vale la pena prendersela. Anzi, impara a non darvi peso. Sii sempre allegra e lascia che le loro parole si perdano nel vento. Del resto, noi ti amiamo e ti apprezziamo per quello che sei e fidati, un giorno sarai magnifica. Le parole di Nuvolone le diedero grande sollievo. Sarebbe riuscita a mettere in pratica ed avere la pazienza fino a quando non fosse diventata grande. Il giorno successivo, quando comparvero le nuvoline, Nuvolotta era già preparata per non dar loro ascolto. No, stavolta non si sarebbe nascosta. E così avvenne. Più Nuvolotta faceva finta di non averle notate, più quelle si arrabbiavano e gridavano per farsi sentire. Poi, stanche di urlare invano, si allontanarono. La nuvola grigia provò grande gioia quando passarono oltre e meno rabbia quando le vide sfrecciare in alto lassù, nel cielo. Si rese conto che quello era il primo passo per vincere tutte le sue infondate, ma temute paure, per poter finalmente crescere. Ci vollero diversi giorni, ma alla fine Nuvolotta si scoprì più forte e riuscì a ritornare serena e allegra. Le nuvoline, invece, erano molto arrabbiate e, nonostante tentassero ancora di darle fastidio, non riuscirono nell'intento. Alcuni giorni dopo, il fresco venticello, che aveva soffiato timidamente fino ad allora, dovette cedere il passo a un forte vento del sud. L'aria si fece più calda e movimentata e Nuvolotta si sentiva elettrizzata come non mai. Ebbe la sensazione che qualcosa di importante le sarebbe accaduto e l'avrebbe sorpresa, che fosse giunto il momento tanto atteso. Davvero stava crescendo? Io mi fermo qui, il racconto continua. E grazie per avermi ascoltato. Ciao!